balza agli occhi in tutta evidenza la situazione della provincia di Brescia, che ha di fatto un'incidenza doppia rispetto alle altre province. L'incidenza è il numero di nuovi casi che vengono registrati in un determinato territorio, in questo caso nell'arco della settimana che vi ho indicato. E quindi vedete che Brescia è largamente avanti rispetto a tutte le altre province della Lombardia. Andiamo avanti, qui vi dà questa diapositiva, vi dà l'andamento della patologia del Covid-19 in Lombardia nel corso dell'anno, dal periodo dell'anno scorso fino ad oggi. Vedete l'indicazione della grande curva in salita è quella del novembre dell'anno passato, si tratta della famosa seconda ondata, e vedete che allo stato attuale, anche se vi sono dei piccoli cenni di ricrescita in alcune situazioni, però vedete che comunque la situazione è, rispetto appunto a quello che è accaduto all'inizio dell'autunno passato, assolutamente sotto controllo, assolutamente gestibile. Non possiamo dire lo stesso della provincia di Brescia, dove è evidente il fatto che ci troviamo praticamente di fronte alla terza ondata della diffusione della pandemia. E questo quindi il punto che va aggredito e sul quale bisogna intervenire immediatamente.